primo piano, tutto sul cinema. Bud Spencer. Bud Spencer ancora con noi. Dunque, devo farti una domanda subito perché mi viene ispirata da Louise Freeman, dalla ballerina che prima... Bellissima. Bellissima. Mi fa piacere che ti piaccia. No, ho letto su un'intervista quando hai presentato questo film, mi pare sul Giornale Nuovo di Milano, che a te piacciono molto le calze da donna. No, è la storia di Banana Joe, perché ha una miriade di mogli lui al suo paese, quindi... Quando ha visto una donna con le calze è diventato pazzo, solo questo. Ah, solo questo, non è un fatto tuo personale. No. Dunque, parliamo di questo Banana Joe, che è il tuo secondo film della stagione, no? E in genere tu quanti film fai all'anno? Uno e mezzo. Questo è? Uno e mezzo, due? Così. L'altro era a cavallo dell'anno. Dunque, e si chiama Banana Joe, e dove l'avete girato? Tutto in Sud America, in Colombia. Esattamente dove? Noi abbiamo, tu ci hai portato una cartina per individuare esattamente dove avete girato questo film. La città è Cartagena, al nord. Sì. E invece Banana Joe vive praticamente al limite della Colombia, Ecuador e Perù, dove c'è la città di Letizia. Ecco, vedi, qui si sta avvicinando la camera, sta zoomando sulla località. Dove c'è l'incrocio del Rio Amazonas. Sì, ecco, dove c'è l'incrocio. Sì. E tu ti trovavi lì per girare un film tempo fa? Due anni fa. E ho conosciuto il vero Banana Joe. Perché esiste, non è un personaggio di fantasia. No, esiste ed è un uomo meraviglioso perché è molto semplice, molto umano ed è eccezionalmente vivo, insomma è un uomo eccezionale. E che mestiere faceva questo Banana Joe? Carica banane principalmente, tutto quello che il suo villaggio produce e le porta a Letizia, le cambia con cose che servono al suo villaggio e da qui è nata l'idea del film. Praticamente uno scambio in natura, non c'è moneta. Scambio in natura. E lui appartiene a una tribù che lì ci tengono moltissimo, perché c'è una tribù sul lato sinistro del Rio Amazonas che è il Ticuna, e il lato destro che è il Culino. Culino. E lui è un Culino. È un Culino. Così, veramente. C'è poco da ridere, perché... E allora? E allora porta questa roba in città, e da lì mi è nata l'idea a me, ossia, che succede se un gendarme gli chiede il permesso per vendere banane? La licenza. A quel punto lì è nato il film. Lui non ha licenza, logicamente, non gli interessa assolutamente di averla, però il film tira fuori delle cose abbastanza interessanti. Senti, ma questo Banana Joe esistente ha la tua stessa stazza? C'è una somiglianza fisica o no? Com'è? No, è molto piccolo, ha la statura classica degli Indios, sono molto forti ma piccoli di statura. Cioè, tu hai conosciuto bene gli Indios perché ci sei stato per la prima volta per girare il primo film, quando hai conosciuto Banana Joe, poi ci sei tornato... guidato da Steno, che è il regista del film, e quindi parlaci di questa gente, come sono? Hanno una filosofia incredibile, sono dei personaggi eccezionali. Io mi ricordo un Mama, che era una donna, i Mama sarebbero i capi loro spirituali, quelli che hanno ricevuto dall'alto il messaggio della vita, e mi ha detto, dice, ma voi che state a fare in questo mondo? Questa è una donna, una Mama, può essere uomo o donna, differentemente. Se non ci fossimo noi a svegliare il sole al mattino e a mandarla a dormire la sera, voi non vivreste. Pensa un po'. Ed è magnifica. Ma vivono, come vivono? Cosa... Loro, i Tairona, quelli di Cartagena, vivono nelle montagne, nella Sierra Nevada. Stanno a 3.000 metri, 2.500 metri. Questi invece stanno in piena giungla, sul Rio Amazonas. Ma è vero che sono longevi, che hanno una resistenza all'età? Il fatto dei longevi è strano, perché quando si incontra un vecchio dice, quanti anni c'ha? Bueno, tendrà 95, 98 anni, perché non lo sanno quando sono nati, quindi vanno così, 98, 100 anni, 82, non lo sanno. Quando è molto vecchio c'ha 100 anni. Ah, quindi è una specie di riferimento ideale, non è tecnico all'età. Quando uno è vecchio c'ha 100 anni. Sì. E tu hai conosciuto qualche 140enne, no? Sì, ogni tanto quelli vecchissimi, 120 anni, magari non è vero, ce n'ha 72, ma... E sono piccolini. Senti, in questo film ci sei tu, ovviamente, protagonista, Banana Joe, e poi c'è tutto un contorno di attori che avete trovato sul posto, sul posto. C'è dei contorni meravigliosi, c'è due attori napoletani, uno è Barra, l'altro è Scarpetta, che sono bravissimi. Sì. E poi abbiamo trovato molta gente sul posto, e poi c'è Steno, che per me è sempre... un regista eccezionale con cui lavoro molto bene. Oh, i tuoi film peraltro hanno il grande vantaggio, che non è da poco, di avere successo non solo in Italia ma in tutto il mondo. E alla fine di questo nostro incontro con Bud Spencer vi parleremo di un fatto vero, autentico, accaduto, che celebriamo proprio in questo nostro studio e che testimonia quello che sto dicendo prima, l'enorme popolarità, l'enorme successo che i personaggi Bud Spencer,
per i suoi connotati umani, perché diciamo la verità, tu non sei divo, questa è la cosa importante, no? Non credo di esserlo. Tu sei arrivato al cinema per caso, ti piace fare l'attore, inventi soggetti, ma non sei divo. Le donne impazziscono per te. Ma no, questo non lo so io. Non è vero. Però se non sei divo, sei rimasto, è perché sei amato appunto in tutto il mondo. Oh, in questo film c'è musica. Sì. C'è musica. E la musica di chi è? La musica dei fratelli De Angelis, Guido e Maurizio. Guido e Maurizio. Guarda, facciamo. Che hanno fatto molti film. Quasi tutti i film con te. Beh, adesso vediamo un pezzo del film e poi c'è questa novità che riguarda Bud Spencer, anzi due novità che riguardano Bud Spencer. Intanto vediamo due. Sono due le novità, te le impongo io. Due novità. Prima vediamo appunto un brano di Banana Joe e poi le due novità. Beh, devo dire, irresistibile. Irresistibile, certo questi penitenti andavano lì, ce l'avevano con te, ma insomma, sì, sì. Sono convertiti tutti. Tutti convertiti a suon di cazzotti, con le maniere dolci ma simpatiche. Dunque, adesso parlavamo di musica, Guido e Maurizio De Angelis si hanno firmato la parte musicale di questo film, di Banana Joe. E c'è una novità assoluta. La volta scorsa l'avevi promesso, la volta scorsa ti ricordi, i bambini hanno chiamato da tutta Italia e tu hai promesso di cantare. Hai detto la prossima volta vengo e canto. Quindi è una promessa che devi mantenere stavolta. Come canto? Vabbè. Canti, perché dai cazzotti a tutti potrei anche cantare una volta. Dunque, la leitmotiv, cioè il motivo conduttore del film di Banana Joe, come si intitola? Banana Joe. Banana Joe, ovviamente. E per la prima volta abbiamo un Bud Spencer cantante. La novità, promessa mantenuta, va piacere che sei di parola. Tu vai appresso alla musica, insomma, è la prima volta che lo fai, ci deve essere sempre una prima volta nella vita. Bisogna ballare pure. Com'è? Bisogna ballare pure. Vuoi ballare? Non so io. E allora novità straordinaria. Vabbè, allora, Bud Spencer, ossia Banana Joe, canta e ma balla, speriamo che regga il pavimento. Ale, vai. Y vuelan los golpes, miles situaciones, el yo el vencedor. Cantando viaja por el río, en su barca noche día, pájaros de compañía. Toda la selva es su hogar, será tarde con la luz. Su fortuna, Banana Joe, cantando viaja por el río, en su barca noche día, pájaros de compañía, toda la selva es su hogar, será tarde con la luz. Bravissimo. Ballerino, com'è? Balliamo insieme. Balliamo insieme. I fratelli Kiss. Sì. Ah, il tempo. Il tempo. Maestro, guarda i nostri. Ah. Hanno fatto la testa per me. Lei è un personaggio buono poi alla fine, perché è un gigante buono.